Nella fase in cui scrive Alcione, il terzo libro delle Laudi, tra il 1899 e il 1903, D'Annunzio entra in contatto con il pensiero del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche e ne subisce l'influsso. Sono tre i punti chiave della filosofia nietzschiana che D'Annunzio rielabora, privilegiando però gli aspetti più aggressivi e istintuali. Il primo è il nichilismo, una teoria che nega l'universalità e l'assolutezza di qualsiasi valore e di qualsiasi verità. La sintesi estrema di tale concezione è la famosa frase «Dio è morto». Il Dio di Nietzsche è l'insieme delle vecchie credenze, l'insieme di valori su cui si fonda la cultura occidentale, valori che egli considera una sorta di gabbia che imprigiona la vitalità e rende schiava l'umanità. Il secondo aspetto strettamente legato al primo è la teoria dell'Übermensch, dell'oltreuomo. Nietzsche immagina una nuova umanità che sia in grado di superare la vecchia, oppressa da un sistema di valori la cui universale validità è stata annientata. L'oltreuomo o oltreumanità è per Nietzsche l'uomo nuovo, libero dai condizionamenti della morale cristiana, l'uomo che si impegna a realizzare totalmente se stesso, superando gli ostacoli morali e ideologici che reprimono i suoi desideri e le sue aspirazioni. Infine, e siamo al terzo aspetto, la contrapposizione tra lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco. Lo spirito apollineo è lo spirito del dio greco Apollo, che simboleggia la razionalità, il dominio degli impulsi vitali. Lo spirito dionisiaco è lo spirito del dio greco Dioniso, ed è l'esatto opposto. Esso è infatti l'espressione libera della vitalità umana, la propensione all'istintività corporale e naturale, il desiderio di agire sia in ambito pratico sia in quello artistico e creativo, anche contro le convenzioni sociali. Lo spirito dionisiaco incarna dunque la parte istintuale, violenta e sfrenata dell'animo umano. D'Annunzio interpreta il pensiero nietzschiano in chiave decadente, semplificandone la complessità e la portata innovativa. Per il poeta, infatti, l'Übermensch, l'oltreuomo, non è il modello di una nuova umanità, bensì l'esponente di una razza superiore, aristocratica, capace di imporsi in virtù della sua superiorità intellettuale sulla mediocrità dilagante. In Nietzsche lo spirito dionisiaco coincide con la volontà di potenza, ossia di affermazione della vitalità dell'uomo sulla morale convenzionale, è la forza della nuova umanità. In D'Annunzio la volontà di potenza nietzschiana si traduce invece in una banale quanto pericolosa volontà di dominio della razza eletta su una razza inferiore.